Un minuto con Padre Pio. Nel giardino del convento dei frati minori cappuccini, qui di San Giovanni Rotondo, vedete in sovrimpressione, ci sono una serie di indicazioni per mettervi in contatto con noi e raccontare la vostra storia, come ad esempio ha fatto Simona. Simona è una donna di cuore, di fede profonda, che ha attraversato molte difficoltà nella sua vita. Infatti lei scrive: la mia vita è stata piena di tribolazioni, ma so che bisogna restare fermi, saldi nella fede, perché dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Simona, con una figlia di circa 10 mesi, affrontando problemi con suo marito e anche problemi sul fronte lavorativo, infatti c'è anche un aggiornamento su questa mail, proprio qualche giorno fa ha scritto Simona dicendo, ecco, chiedendo di pregare per lei anche per questi problemi lavorativi che diventano sempre più significativi e importanti in modo negativo. Ecco, Simona comunque ha trovato conforto e speranza nella preghiera e nell'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina. Infatti lei scrive: tante volte ho chiesto a Padre Pio di darmi un segno, di venirmi in sogno, e ieri notte, quando ha inviato questa mail, è accaduto. Sono certa che fosse lui. Ecco, dopo aver pregato intensamente, Simona sogna Padre Pio. In questo sogno si trova in un grande santuario pieno di persone, dove venivano celebrate diverse sante messe. Una giovane bellissima donna, che Simona sapeva essere sua mamma nel sogno, l'ha guidata da un sacerdote per confessare le pene del suo cuore e cercare conforto. Davanti a questo frate, lei racconta, corpulento, con il saio francescano, Simona si inginocchia per confessare il peso dei suoi problemi. Allora il frate, che sembra conoscere già tutto di lei, le rivolge delle parole di consolazione, consolazione profonda. Gesù, pensaci tu, le suggerisce il frate, ovvero Padre Pio, mentre stringe con premura la mano sinistra di Simona. Simona allora si sveglia, sentendo ancora la presenza di qualcuno che le tiene la mano, esattamente come aveva pregato Padre Pio di fare nella sua preghiera serale. Allora è convinta che sia stato proprio Padre Pio ad accoglierla nel suo sogno, portandole conforto, sostegno in un momento così difficile della sua vita. E con gratitudine di cuore Simona ringrazia Padre Pio per essere stato al suo fianco durante questa prova e per chiedere la sua continua protezione per sé e per la sua piccola figlia. E sicuramente Padre Pio ti sarà accanto anche negli altri tipi di problemi, quelli legati al tuo lavoro, perché Padre Pio non lascia mai soli i suoi figli spirituali.